Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento mensile con la videoconferenza legata all'utilizzo del TV Book all'interno di Darwin. Questo mese, diciamo, vorrei raccontarvi come costruisco un piano di lavoro all'interno del, diciamo così, della Darwin per ottimizzare, tra virgolette, le caratteristiche del mio trading. Anzitutto, esattamente come sapete, mentre una volta un trader doveva in qualche modo selezionare i titoli su cui avrebbe voluto fare operatività pian piano nel tempo, magari il giorno prima, oggi il mercato vive sempre più sull'onda emotiva di, diciamo, di un contesto, di una situazione, e quindi senz'altro tenere sott'occhio il mercato e la sua evoluzione aiuta non più con anticipo ma in tempo reale a trovare i titoli su cui si va in qualche modo orientando l'operatività del mercato stesso. Senz'altro il mercato vive di temi, vive di momenti, vive di tensioni, vive di tutta una serie di eventi che lo circondano e quindi è bene dotarsi degli strumenti che più di tutti possono essere utili per capire dove sta il focus del mercato stesso. Senz'altro in questo aiuta estremamente il TV Book, lo vedete qui nella versione nuova, praticamente implementato assorbendo all'interno dello stesso TV Book il flashbook di diretta, quindi diventando TV Book in qualche modo uno strumento anche, come posso dire, dispositivo, non soltanto informativo, rende più semplice l'ottimizzazione di uno schermo piccolo, quello che vedete è il mio monitor a 14 pollici. E così potete vedere come svolgo l'operatività da questo punto di vista. Magari non tutti di voi lo sanno, ma senz'altro è un fatto noto che con Directa i mini grafici, lo vedete qui, quelli che io vi ho fatto visualizzare, possono essere, tra virgolette, sintonizzati non per forza sullo strumento a scadenza, ma sul cosiddetto strumento continuous. Quindi se io mi salvo un piano di lavoro contenente un mini grafico che anziché contenere EU.DXH3, quindi lo strumento Future DAX scadente a marzo 2013, scrivo EU.DX, in realtà realizzo diciamo, la richiesta del prezzo del Future Continuous, il che vuol dire che io continuerò nel tempo a vedere lì stampato il Future senza più bisogno di dover ogni volta che c'è una scadenza andare a modificare il ticker di riferimento. Quindi questo piano di lavoro funziona sempre. E qual è l'input? L'input è quello di utilizzare tutta una serie di strumenti per capire dove sta il focus del mercato e in più uno strumento per fare il vero e proprio trading. Anzitutto una lista titoli, qui ci sono i titoli più importanti, negoziabili, diciamo, secondo me con successo sul mercato, perché sono quelli più liquidi, e questi titoli posso ordinarli dal migliore al peggiore, dal peggiore al migliore. Una volta che ho fatto questo tipo di operazione, sotto ho lo stesso elenco di titoli, ma sotto forma di classifica del TV Book. Vedete, questi titoli che hanno più stelline sono quelli sui quali già da sé, già di default TV Book, mi pone una certa evidenza perché mi dice: guarda che questi titoli hanno caratteristiche un po' particolari, cioè si ritrovano obbedite tutta una serie di situazioni che in qualche modo aiutano a capire dove sta il focus del mercato. Non che i titoli che sono di fuori dalla classifica non siano sotto il focus del mercato, perché a volte essere dentro o fuori dalla classifica basta un non nulla che in realtà non modifica strutturalmente il tutto, però in un contesto, diciamo così, operativo, se si vuole fare una classifica bisogna mettere una regola che identifichi o dentro o fuori, e quindi quelli che sicuramente hanno le stelline hanno più chiare certe regole obbedite. Dopodiché la mappa di mercato che vedete qui sulla destra aiuta, identificando i titoli contraddistinti come la Popolare Milano da un verde più acceso, oppure come alcuni altri titoli, Fiat, Texor, Ansaldo, Finmeccanica,
Campari, come vedete, in rivoluzione, Fiat un attimo fa, adesso non lo è più, contraddistinti, lo dicevo, da un rosso più acceso, significa verde più acceso, performance superiore a più 2%, rosso più acceso significa performance inferiore a meno 2%, significa che questi titoli per qualche motivo hanno il focus del mercato, senz'altro, almeno a livello di performance più eclatante dal punto di vista percentuale. Sopra le notizie significa la possibilità di vedere, è vero, le Radiocore, è vero Finanza Online, ma soprattutto le NIS, quindi accedo alla notizia e vado a vedermi che cosa succede con questo, con questa NIS. NIS sta per Network Information System, circuito di distribuzione delle notizie proprietario della Borsa Italiana, circuito proprietario della Borsa Italiana rispetto al quale le società quotate sono obbligate a divulgare i comunicati price sensitive, cioè quei comunicati che in qualche modo possono influenzare l'andamento di quel titolo sul mercato. Non esiste un'altra strada oltre a questa attraverso la quale le società quotate possono divulgare notizie price sensitive, sono obbligate a darle attraverso il NIS. Il NIS nelle news di diretta è senz'altro nel flusso default ed è divulgato in tempo reale, quindi è estremamente vantaggioso poterle verificare qua, ma io posso avere ancora informazioni, se necessario, se previsto, in merito, per esempio, andiamo a vedere se questa mattina ce n'era qualcuno, in merito per esempio magari al fatto che venga rilasciato un dato macroeconomico, con il flusso, diciamo, delle news che deriva proprio dall'agenda macroeconomica di Trading Week, io posso essere avvisato con 10 minuti di anticipo nel caso in cui ci sia una, un alert su un dato macroeconomico che deve essere divulgato. 10 minuti prima mi esce l'alert che mi dice stai attento, tra 10 minuti esce questo dato. Molto importante perché quando faccio trading senz'altro una gran parte di dati macroeconomici hanno impatto sul mercato. Ancora, se sono abbonato e se non lo avete fatto, attivate il servizio di prova, posso ricevere la possibilità di andare a verificare le notizie di news and analysis, cioè diciamo il commento sul mercato offerto da Zeigos. Allora, per esempio, posso andare, vediamo stamattina sul commento di preapertura, e vado a leggermi quale sarà il focus del momento. E poi ancora, perché la scelta di questi continuous? Beh, il FIB, il future della Borsa Italiana, ci mancherebbe altro, lo Standard & Poor's 500 ci dà l'idea di cosa succede negli Stati Uniti, DAX ed Eurostock 50 sono, il DAX senz'altro il riferimento più facile, soprattutto per i trader in Europa, il future sulla borsa tedesca, l'Eurostock 50 comprende le 50 società più capitalizzate in ambito europeo, ma poi soprattutto il mercato vive anche di temi diciamo che in qualche modo uno per l'altro e secondo il momento sono quelli che influenzano il mercato, allora importante avere un occhio attento a altre due situazioni, il Bund senz'altro, sapete che è proprio lo spread tra il rendimento del titolo di Stato tedesco e il decennale italiano, sempre decennale ovviamente anche quello tedesco, che genera quello spread che è senz'altro stato l'ago della bilancia, il termometro dei mercati finanziari, sino a poco tempo fa. E oltremodo e senz'altro 6E, cioè cambio euro-dollaro, inteso come future, dove io posso verificare istante per istante l'andamento della valuta. Non dimentichiamoci, assolutamente importante, che la partita vera di questi giorni si sta spostando più che dallo spread proprio verso il cambio, sapete che ci sono fortissime tensioni, il Giappone che decide praticamente di svalutare la propria moneta, cercando di rilanciare l'economia interna, facilitando le esportazioni, puntando su un rialzo della propria borsa, del proprio mercato, questo mette pressione all'euro che cresce di valore, soprattutto rispetto anche al dollaro, la qualcosa sicuramente rende difficili immediatamente le esportazioni per un paese come l'Italia, già ai valori attuali e sopra 1,40 potrebbe rendere la vita difficile anche al colosso tedesco, quindi sicuramente e senz'altro il cambio euro-dollaro sarà per il 2013 molto vicino a essere l'ago della bilancia perché la partita si giocherà molto lì, allora credo che
un piano di lavoro di questa natura sia senz'altro un piano di lavoro utile per l'attività di trading, perché aiuta a tenere sott'occhio le situazioni, ad avere delle valutazioni sicuramente interessanti. Ovviamente poi rimane il TV book, dove io per effetto del drag and drop posso trascinare uno qualsiasi dei titoli che mi interessi monitorare. Per esempio, se dovessi avere un forte interesse a monitorare l'andamento di STM, lo vediamo qua, lo potrei trascinare anche dalla classifica, lo vedete, lascio andare ed STM mi appare, due stelline, titolo sui massimi, molto acquistato, sicuramente un titolo interessante sotto questo punto di vista. Ecco quindi che abbiamo visto come in qualche modo generare un piano di lavoro utile. Ovviamente chi ha spazio più grande potrebbe magari abbinare anche, aggiungere anche un grafico Java, aggiungere altri strumenti. Questo per me è lo strumento più completo di cui io possa disporre, ragionando sul fatto che dispongo in questo momento di un computer a 13 pollici. Diciamo anche che se qualcuno di voi fosse interessato può scrivermi per email a davide@biocchi.it, sarà per me molto semplice spedirgli il piano di lavoro per posta elettronica, è un file molto leggero che poi ognuno di voi potrà in questo modo, vi faccio vedere come, mouse destro, gestione scrivanie, io farò esporta scrivanie e andrò a salvarmi questo piano di lavoro, lo vedete, si chiama TV Book, lo andrò a salvare proprio qui, gli dirò salva e lui si salverà, ok? E da questo punto di vista poi voi farete così, io ve lo spedirò, voi ve lo salverete per esempio sul vostro desktop e farete gestione scrivanie, importa scrivania, ok? E da lì, scegliendo il percorso e il file, andrete a importarlo nel vostro Darwin. Ricordatevi anche che c'è la libreria online, a breve, proprio a mia cura, ho prodotto numerose scrivanie preconfezionate, alcune anche per l'attività sul Forex, aggiornando anche quelle precedenti, ho prodotto, dicevo, alcune scrivanie che a breve saranno disponibili qui per chi le vuole scaricare direttamente nel proprio PC. Bene, vediamo gentilmente Stefano se qualcuno ha domande da casa. Domande in questo momento sollecitiamo, allora qualche c'è la possibilità sicuramente di farle, se volete le raccogliamo e rispondiamo appunto nel corso della diretta. Volevo però ricordare appunto gli appuntamenti di oggi, Davide, il prossimo alle 18:30 qui dalla sala corsi appunto di Diretta Sim via Bruno Buozzi 5 a Torino, con la pillola di borsa. Chi volesse può anche venire a trovarci di persona, saremo insieme dalle 18 con un piccolo aperitivo. Davide, oggi di cosa parliamo? Ma oggi parliamo dei mercati esteri. Quindi magari tutti quei mercati cambia anche. Solo marginalmente, diciamo, ma in parte sì, perché parleremo del mercato dei cambi al max e parleremo di mercati esteri intendendo che cos'è CAIX, come funziona, perché esiste. A tutti i modi per accedere ai mercati. Sì, giusto per capire, vi faccio vedere, parleremo di cose come questa, se ve lo trovo, un attimo solo, eccolo qua. BATS. Parleremo di che cos'è BATS, cioè quel mercato che ha assorbito anche CAIX. Spiegheremo che in Europa è come se ci fossero tanti mercati, tra cui BATS, che accomuna, perché su BATS possono essere, tra CAIX e BATS possono essere comprate azioni paneuropee, diciamo. Come vedete, su BATS, relativamente ai panieri principali, vengono negoziati il 22% dei... Ma veniva una volta nel solo negli Stati Uniti. Esattamente, questo somiglia molto. Parleremo anche, vedete, i dark order books, parleremo di dark pools, cosa sono i dark pools, così come funzionano, semplicemente, giusto perché così ci si capisce un po', insomma, è un po' un modo per raccontare. Poi parleremo di mercati americani, come funzionano, come si fa con direct, insomma, credo che sarà un tema abbastanza interessante. Ecco, hai parlato di dark pool, la prima domanda, sì.
se da quel sito, se lo puoi far rivedere, sì, si possono monitorare appunto il... No, questo sito parla di dark pools, intesi come dark pools di BATS, no? Cioè BATS è anche dark pools. Che lavorano su BATS. Sì, però non è che si può monitorare, però dovete capire una cosa, che si fa tanto parlare di dark pools, no? Questi sono in generale i più grandi dark pools europei, però dovete riflettere che tipo tutti BS, questi dark pools messi assieme fanno il 5% del mercato, cioè il 94,91%, cioè il 95% del mercato è fatto invece sui mercati normali, quindi come spesso accade, allora si parla di questi mitologia, pozzi neri, no? E si fa molta mitologia circa il fatto che lì si possono trovare controparti anonime, però insomma, allora a quel 5%. Punto uno si aspetterebbe che le mani forti, le cose vere le facciano là invece che da altre parti. Ecco, invece per in realtà, dare una proporzione a questo 5%, sì, quanti sono secondo te i trader online invece rispetto al totale? No, beh, in Italia sono tanti, no? Sì, cioè, in Italia sappiamo che il ragionamento cambia molto sempre se si ragiona in termini di volumi o in termini di contratti, no? Certo. I trader pesano molto in termini di contratti, ok? Beh, guardate, basta guardare il TV Book per farsi un'idea, no? Allora, guardiamo, qui siamo su STM, prendiamo l'ordine small, l'ordine piccolo, vale 667 pezzi, 4.200 euro, ok? Gli ordini inferiori a 4.200 euro sono stati più della metà dei contratti totali passati sul mercato, ok? Quindi, un numero enorme. Oltre la metà dei contratti, ecco, giusto perché così ci ricordiamo di quello che ci siamo detti prima, vedete che adesso passa la notizia, 10.20, attenzione, alle 10.30 sarà divulgato il CP, cioè l'inflazione nel Regno Unito, e anche il PPI, prezzi alla produzione, ok? Sia mensile, sia, vedete, se vado alla notizia, dice attesa per questo valore, il precedente era questo, niente di che, niente di eclatante. E nemmeno bisogna dire che questi due dati sono poi così pesanti per il mercato, ma quando 10 minuti prima, cioè alle 2.20, mi arriva il segnale che stanno per uscire gli importanti dati sull'occupazione degli Stati Uniti, forse devo valutare con una certa attenzione le mie posizioni aperte, oppure magari di non intraprendere una posizione prima dell'uscita del dato, ma questi poi sono consigli che non voglio dare, ognuno segue le cose a modo suo. Tornando al discorso di prima, vedete, i contratti chiusi per controvalori inferiore a 4.200 euro su STM sono stati più della metà dei contratti totali. Il problema è che più della metà di questi contratti hanno generato solo l'11% dei volumi. Quindi, tipicamente, i piccoli trader, in termini di quantità di contratti effettuati sul mercato, hanno un peso magari anche non indifferente. Se poi però vado a, come dire, in qualche modo verificare questo dato come consistenza in termini di volumi, mi accorgo che il peso è piuttosto modesto. Okay? Comunque va detto che gli ordini, cioè i contratti chiusi inferiori a 4.215 euro, che pesano di solito più o meno intorno al 10-11% sui titoli più grandi, in realtà, come vedete, pesano di più dei contratti passati sui dark pools, che sono circa il 5%, cioè sono quasi il doppio, il che ci rende, insomma, tutto sommato più consapevoli del fatto che non sono i dark pools che determinano le sorti del mercato. Se ci sono altre domande? No, sul discorso no, se vuoi dire due parole di numero, ma ci torniamo pomeriggio poi sulla situazione attuale di mercato, ci sono stati un pochino di ribassi. Sì, abbiamo avuto un po' di ribassi, ma secondo me questo storno è uno storno senz'altro fisiologico, insomma ci può anche stare, il mercato ha corso così tanto da novembre che ci può stare. Io sarei però molto prudente, ripeto molto prudente, nel considerare questo storno fisiologico come un ritorno all'epopea dei grandi ribassi, perché mi sembra che il mercato di questo storno fisiologico avesse bisogno, d'altronde tutti se lo aspettavano, ma come avete modo di capire, dopo che ci sono delle sedute così pesanti, ecco, difficilmente il mercato poi trova altri spunti. Tenete conto che le notizie arrivate in questi ultimi giorni,
prima su Saiben, poi su Eni, ora MTS, su Finmeccanica, sì. Montepaschi, che è protagonista già da un mese più o meno, quotidianamente e quasi sempre in senso negativo. Queste sono notizie che se fossero arrivate una dopo l'altra, un anno fa, anche solo un anno fa, o due anni fa, il mercato lo avrebbero massacrato. E invece noi ci ritroviamo che dopo che sono uscite tutte queste notizie, comunque il nostro FIB vale 16.500 punti, poco meno, 16.450. La qualcosa è stupefacente per certi punti di vista, perché siamo molto vicini a quei 17.000 punti, che abbiamo recentemente anche superato abbondantemente, siamo arrivati quasi a 18. Che sono stati il massimo che il mercato ha visto per un tempo molto lungo. Quindi, nonostante tutte queste notizie, senz'altro, il mercato ha un tipo di reazione diversa, perché è inevitabile, con una notizia come quella che è arrivata oggi, che la Finmeccanica faccia meno 10. La notizia è grave, no? Era magari anche un po' nell'aria, si parlava, non dico degli arresti, ma che Finmeccanica di Finmeccanica si parlasse, era senz'altro nell'aria. Però è chiaro che queste sono notizie pesanti, ma pensate cosa sarebbe successo un anno fa o due anni fa. Quindi il mercato sta cambiando le carte in tavola, questo è bene ricordarcelo, perché certo. La situazione è senz'altro di questo tipo. Non dimentichiamoci rispetto a Finmeccanica, sì, è soprattutto, no? E soprattutto se riflettete a come sta reagendo lo spread a tutte queste situazioni, tenete conto che lo spread comunque, se non erro, si mantiene per quanto vale oggi intorno ai 300. Tenete conto che per avere lo spread a 300 un anno e mezzo fa avremmo fatto delle firme, un anno fa avremmo fatto delle firme notevoli, no? Davide, una domanda sulle imminenti elezioni. Conviene aspettare per quanto riguarda posizioni più di lungo periodo? Si possono prendere approfittando di questo storno? Dunque, io ho la sensazione che da un lato la politica, lo si vede dalle dichiarazioni di alcuni, si stia un po' allontanando, cioè è come se in qualche modo la politica volesse esorcizzare il giudizio delle borse, no? E quindi da molti lati si sente dire, qualcuno dice lo spread è sovrano, qualcuno dice dello spread non ce ne frega niente, no? Certo. E poi tutto quello che c'è in mezzo. Esattamente. In realtà ho la sensazione che in qualche modo la borsa stia già scontando una certa ingovernabilità nel nostro paese, lo sta facendo da un po' di tempo. Però non è crollata di nuovo. Esattamente. In qualche modo Monti si presentava come, come posso dire, l'immagine del nostro paese, grazie alla sua immagine, sembrava che il nostro paese avesse riacquisito una credibilità internazionale. A livello puramente teorico, quindi la sua dipartita precoce avrebbe dovuto generare un crollo dei mercati, non è stato così, è stato un giorno, due, un po' traumatici, poi la borsa è andata a farsi il massimo di periodo, no? Quindi ho la sensazione che si stia uscendo da certe dinamiche, ripeto, la mia sensazione è che la borsa si stia preparando in qualche modo a fare quello che poi i posteri dicono è l'anticipo rispetto a quello che succede, però diamogli il tempo perché è necessario attendere con calma che tutta una serie di percorsi vengano svolti. Io credo che qualsiasi sarà l'esito delle elezioni, la finanza lo accetterà fondamentalmente. L'unico caso sarebbe forse quello più negativo, è quello in cui il paese esca davvero praticamente ingovernabile e magari stile Grecia bisogna ritornare alle elezioni, non è poi così da escludere un'ipotesi di questo genere, a meno che alcune parti non si mettano d'accordo tra loro. Quindi non so, staremo a vedere, io non sono un grande lettore delle cose politiche, non mi piace molto la politica. Non ti piace. Quindi non consiglieresti quello che il trader dovesse guardare i propri interessi, dovrebbe votare, perché probabilmente non lo sappiamo neanche noi, tra le varie forze. No, gli interessi dei trader? Nessuno, credo, e alla fine... A parte additarli. Sì, ognuno vota secondo quello che riflette, secondo coscienza, secondo situazione. No, ma con la Tobin Tax... Massimo rispetto. Ma tanto la Tobin Tax, se arriva a livello europeo, ce la prendiamo qualsiasi sia il colore del nostro paese, e
dobbiamo dire che siccome è una manovra populista, la Tobin Tax, senz'altro qualsiasi governo che debba cercare consensi la cavalcherebbe, quindi non, credo che indipendentemente dal colore, insomma, un governo come quello Monti, forse per ispirazione la Tobin Tax sarebbe stata l'ultima cosa che doveva fare. In effetti è stato proprio quello che l'ha portata. Certo. E non dimentichiamoci che un governo di destra dovrebbe essere l'ultimo, eppure non dimentichiamoci che nella bozza del governo Tremonti, dell'ultima finanziaria, lì c'è stata per la prima volta la bozza di Tobin Tax, poi non è stata approvata, però c'era, no? In realtà in Italia l'unico governo che non ha mai proposto la Tobin Tax è stato quello di sinistra, che però oggi ne farebbe un cavallo di battaglia. Quindi lui ha fatto l'emendamento poi per escludere i derivati, per non escludere i derivati. Senz'altro, quindi oggi senz'altro, ma in passato... Sì, c'è un... Ecco Davide, hai citato MPS, una domanda, io la tua risposta la so già, ma probabilmente la gente a casa no. A questi prezzi diventa interessante ipotizzando un salvataggio di MPS da parte del governo? Ma... Dunque, intanto vorrei dire che investire su titoli che si trovano nella situazione di Montepaschi significa sempre e comunque investire su titoli dove ci si deve preparare a stare sulle montagne russe. Ricordiamo Parma. Ma sì, ma Parma era un caso un po' diverso perché... 2003. Sì, no, secondo me non era un caso, non era un caso proprio simile, il caso era molto diverso. Semmai bisognerebbe guardare... magari ad altre banche europee che poi sono state nazionalizzate. In generale la mia sensazione è questa, e cioè che molto si può fare a salvaguardia dei correntisti della banca, e un'eventuale nazionalizzazione lascerebbe i correntisti della Montepaschi molto al riparo da pericoli. Un'altra cosa, un altro problema è che è per chi è correntista della banca, ma magari ha... prestiti o mutui o situazioni del genere, perché se la banca dovesse andare in grosse difficoltà potrebbe trovarsi di fronte alla richiesta di rinegoziazione o magari di restituzione o magari di revoca di un fido se è una società, quindi già avere debiti verso questa banca potrebbe essere un pochino più complesso rispetto all'essere semplicemente correntisti. Essere obbligazionisti mi lascerebbe abbastanza tranquillo, però insomma... C'è non chi dimentichi... le consigliate, perché hanno un buon rendimento. Io sarei prudente e a dispetto del fatto, cioè difficilmente mi fido dei rendimenti così facili, ok? Mi ricordo sono state consigliate. Io difficilmente mi fido di rendimenti così facili, quindi sono molto prudente. L'unica cosa che io sono certo che non farei, certo, l'unica cosa che io sono certo che non farei è comprare le azioni, perché l'azionista è senz'altro l'unico che si butta senza paracadute, cioè qualsiasi cosa accada è l'ultimo soggetto che viene tutelato in assoluto, e in questo caso sì, allora ricordiamoci Parmalat, in qualche modo l'obbligazionista è stato rimborsato, ma Parmalat ha fatto un vero e proprio crack. Rispetto all'euro investito in obbligazioni, perché in azioni non ho ricordo, ma mi sembra che l'obbligazionista, se non ricordo male, contando anche i nuovi titoli e il successivo apprezzamento dei nuovi titoli, mi sembra che la stima fosse stata fatta con l'OPA, non lo ricordo, aveva recuperato comunque intorno alla metà o forse qualcosa di più, però aveva perso, quindi molto, cioè comunque aveva sempre perso. No, quella certo non zero. Certamente chi non ha perso, chi non ha recuperato nulla è stato l'azionista. 11 questo, centesimi, no? L'ultima quotazione era? Sì, ma chi non le ha vendute lì ha avuto oltre il danno anche la beffa di non poter nemmeno detrarre quella perdita a titolo di capital gain, perché finché non chiudi esattamente la posizione. Quindi direi, insomma, che... Io sarei estremamente prudente nel diventare azionista. Non credo che la banca Montepaschi possa arrivare sino al rischio di chiudere, ma la nazionalizzazione fa male all'azionista. Cioè, se noi voi pensate a, non so, Freddie Mac, Fannie Mae, come si chiama, IG, quella americana, sì, tutte pseudo nazionalizzate, vero che poi magari i corsi hanno anche recuperato,
mandato a domandare a chi era azionista prima del crollo, prima della nazionalizzazione, come stanno andando i suoi investimenti, avrete la risposta. Certo. Senti Davide, un'ultima domanda sul mercato americano, poi chiudiamo e diamo appuntamento alle persone a casa alle 18.30, sempre su Video Live, oppure qui in via Bruno Buozzi 5 a Torino dalle 18 per un aperitivo insieme e le pillole di borsa. Oggi parleremo appunto dei mercati esteri. Un'ultima domanda sul mercato americano, perché abbiamo uno scoppiettante Dow Jones, un S&P sui massimi storici, lasciami dire, e un Nasdaq che ha un po' ritracciato ma ha trainato tutto il recupero dal 2009 ed è comunque sui livelli alti. Diciamo che c'è una discrepanza con l'Europa? Senz'altro sì, non dimentichiamoci che a lungo dire Nasdaq e dire Apple è stata una voce unica, no? Quindi la Apple dopo l'uscita dell'iPhone 5 ha ritracciato molto, sicuramente ne ha risentito tutto il comparto, sono successe anche alcune cose, no? La Dell che viene comprata da Microsoft, insomma tutta una serie di situazioni che hanno un po' spostato l'ago della bilancia rispetto a una predisposizione verso il tecnologico che è senz'altro stato il tema principale sui mercati americani negli ultimi 2 anni. Adesso sembra che ci sia un po' di rotazione settoriale, no? Quindi beneficiano di più un indice come il Dow Jones, che lo ricordo, non è pesato ed è industrial average, cioè sono 30, è molto più spostato verso l'economia di tipo tradizionale, e poi rispetto allo standard Poor's 500 che è la media dei 500 titoli, no? Senz'altro il Nasdaq è in quella fase in cui sta tirando il fiato. Okay. Sta tirando il fiato e quindi pian piano poi magari i titoli buoni. Però la positività e l'euforia negli Stati Uniti è tanta in questo periodo. A livello di io credo che più che un'euforia reale bisognerebbe diciamo misurare quanto nella crescita dei mercati c'è dell'aiuto quantitativo. Cioè, infatti è questo. Alcuni ipotizzavano un doppio massimo sui massimi dell'S&P. Ma finché la Federal Reserve continuerà nell'erogare gli aiuti quantitativi, e hanno detto che continueranno a farlo, questa liquidità pian piano tenderà sempre di più a finire sulle azioni, è quasi fisiologico. Ma secondo te anche in Europa? Questo travaso, l'ho già detto prima, il fatto che in Europa stia cambiando l'aria, cosa che abbiamo già in più modi definito precedentemente, a mio parere è proprio non tanto legato agli aiuti quantitativi americani, ma legato al fatto che tutti i grandi fondi di investimento, insomma, c'è bisogno di performance in questo momento. E la performance non la fai comprando le obbligazioni di Stato tedesche, la fai esponendoti a un rischio un po' più grande. No? Infatti adesso stanno riandando un po' di moda, tra virgolette, i bilanciati, c'è un po' di rischio. Vedremo, staremo a vedere. Infatti. Va bene, allora appuntamento 18.30 su Video Live, oppure se volete venirci a trovare alle 18 in via Bruno Buozzi 5, vi aspettiamo per un aperitivo. Certo, domande non ce ne sono più? No. Ringrazio tutti per aver partecipato. Grazie, alla prossima.